Il professor Grosso mi ha affidato un incarico molto gradito di parlare del professor Marcello Gallo come avvocato, o meglio, come persona che si è occupata molto anche della giurisdizione attraverso il suo compito di avvocato. Io fui allievo del professor Gallo nella facoltà torinese di giurisprudenza, seguendo il corso biennale di diritto penale negli anni 66-67 e 67-68. Il secondo anno le lezioni furono meno numerose dell'anno precedente a causa dell'occupazione delle aule del Palazzo Campana, che si protrasse dal mese di dicembre del 67 al mese di marzo del 68. E il professor Gallo fu esempio fulgido di autorevolezza e di capacità dialogica con tutti gli studenti, quali fossero le loro rispettive identità culturali. Egli fu tra i pochi docenti dell'epoca che, senza mai cedere alla demagogia, ascoltava con rispetto gli studenti appartenenti alle varie famiglie politiche. Ribatteva con dialettica stringente alle proteste concettualmente più disordinate, raccoglieva invece gli spunti più interessanti, trasformando contestazioni sterili in dialoghi proficui per tutti. Io, che ero rimasto l'anno precedente incantato per il rigore logico delle sue lezioni, per la chiarezza espositiva e per la profondità concettuale delle lezioni sul reato, lo ammirai ancora di più nel secondo anno, sia per la dignità di docente che risplendeva nei suoi interventi, non quelli formali, lezioni accademiche, ma in quelli più impegnati nel dibattito, diciamo così, politico, istituzionale, sia per la capacità di far approdare a un dialogo fecondo iniziative studentesche pregne di tensioni e talora anche di superficiale presunzione. Vidi in lui un modello di vita, non soltanto un professore di diritto. Perciò nel terzo anno gli chiesi di poter svolgere una relazione sul rapporto tra il reato e l'illecito civile e successivamente, giunto al quarto anno, ottenne da lui il titolo per una tesi di laurea molto impegnativa che soltanto il suo insegnamento assolutamente ricco e prodigo di suggerimenti e di raccomandazioni mi consentì di concludere il lavoro di cui in origine non avevo percepito la difficoltà. Poi ebbe un periodo di crisi, studiai molto disordinatamente tematiche di tipo teologico, filosofico e storico, però approfondivo poco il diritto, cui mi ero avvicinato con entusiasmo, ma che mi sembrava poca e modesta cosa per affrontare i problemi di un'epoca che sembrava pre-insurrezionale. Mai perdetti tuttavia il contatto con il professor Gallo, pur non studiando io in quel periodo il diritto penale in modo adeguato. Egli fu molto comprensivo con me. Con un'intuizione eccezionale che lo caratterizzava, comprese che mi occorreva una maggiore concretezza e disciplina nel condurre la mia esistenza intellettuale. Mi invitò così a frequentare il suo studio professionale di fu quell'invito a dare una svolta importante alla mia vita, sotto molteplici punti di vista. Anzitutto, potrei apprendere dal suo insegnamento a essere avvocato. Dette poi ordine al mio impegno di lavoro e imparai, sotto la sua guida, a selezionare le cose per gradi di importanza e soprattutto ad apprezzare la decisività del fattore tempo in ogni attività, sia scientifica che professionale. La vicinanza col maestro mi consentì soprattutto di non perdere di vista, ciò che è essenziale nell'esistenza, cioè il primato dello spirito su utilità contingente. Egli non si perdeva in sterili approcci teorici alle tematiche esistenziali. Mostrava però con la sua condotta che l'amore per il prossimo si specifica nella quotidianità del dovere compiuto a sostegno di chi è più bisognoso. Come noi tutti sappiamo, la deontologia dell'avvocato si frastaglia in una serie di doveri verso l'assistito, verso l'ordinamento giuridico, in particolare verso i magistrati e il personale amministrativo, verso i colleghi, verso i giovani che sono nei primi anni nella vita di avvocato, verso i colleghi anziani che sono spesso stanchi e sfiduciati e talora versano in difficoltà economiche. In tutte le dimensioni dell'avvocatura, Marcello Gallo è stato una fonte preziosa di insegnamenti di vita. Anzitutto, egli ha eccesso in umanità, per il modo in cui sapeva intrattenere rapporti con l'assistito. Più costui era debole e fragile, più Marcello Gallo lo prendeva in carico con rispetto. Verso tutti mostrava benevolenza, mai sp-
spaventava alcuno prospettando la difficoltà della causa o facendo intravedere i rischi della condanna. Cercava sempre di trovare il lato positivo dell'uomo o della donna che a lui si rivolgevano e di far leva su questo aspetto per consigliare un approccio onesto ai problemi dell'esistenza e una serena accettazione del giudizio. Il suo discorso però mai sconfinava nel moralismo, o peggio ancora nel giudizio etico nei riguardi di chi era accusato e spesso di chi aveva anche gravemente sbagliato nelle scelte di vita. La sua cura era poi particolarmente attenta verso i soggetti più deboli. Non tollerava tuttavia l'arroganza e la prepotenza, sia quando esse provenissero da soggetti compromessi in una pregressa storia delittuosa, sia quando fossero espresse, magari in forma palliata, da persone antologate e potenti. Il maestro mai ragionava nell'accettare o nel ricusare una difesa in termini di convenienza economica della sua prestazione. Quando poi, a partire dal 1983, fu eletto senatore della Repubblica, spesso rinunciava ad assumere difese di prestigio professionale e di rilievo economico per non lasciare alcuno spiraglio anche a remotissime ipotesi di conflitto di interessi. Non che fosse possibile che egli cadesse in conflitti di tal genere, ma egli intendeva evitare che il potenziale cliente potesse anche soltanto pensare di poter trarre un qualche vantaggio dall'essersi rivolto per la difesa a un senatore della Repubblica. Per Marcello Gallo l'esercizio dell'avvocatura non era soltanto una nobile professione, ma soprattutto uno stile di vita, quello di soccorrere colui che si trova in difficoltà per un'accusa penale, quell'accusa che frantuma la vita e rende oscuro il futuro. Egli si sentiva profondamente, come dice la terminologia, advocatus, cioè chiamato al ministero di assistenza di chi, innocente o colpevole, non importa, ha bisogno di essere garantito contro la pretesa punitiva dello Stato. Mirabile è stato sempre il suo rapporto con la magistratura. Pur godendo di moltissima stima da parte della totalità dei magistrati, molti dei quali erano stati suoi allievi, mai l'ho visto far leva su tale stima per porsi su un piedestallo o per ottenere incarichi professionali. Vero che egli è stato per lungo tempo, e lo è ancora oggi, uno dei più autorevoli, se non il più autorevole avvocato d'Italia. Eppure in tanti anni che sono stato vicino a lui, quasi mai è capitato, forse due volte soltanto nella memoria, che gli fossero conferiti incarichi di rappresentanza delle parti civili dai curatori e dai giudici fallimentari. E quando ciò capitò, ripeto, i due casi che ricordo personalmente, l'incarico gli venne conferito per l'estrema delicatezza delle questioni e per la stretta opportunità che esse fossero trattate da un maestro del diritto. Il rispetto che egli sempre ha mostrato verso i magistrati è connaturale alla dignità altissima che egli attribuisce alla funzione giurisdizionale. Verso l'ufficio del giudicare, Gallo personalmente ha sempre mostrato timore e tremore. Per la sua fede cristiana si fa sentire nel suo animo con forza la parola di Cristo che raccomanda a tutti di non giudicare gli altri, perché il giudizio è riservato a lui. E se la sua etica civile lo conduce ad accettare l'ineluttabile necessità del giudizio umano espresso nel processo e quindi a riservare l'onore dovuto a coloro che per compito istituzionale sono tenuti a giudicare, egli tuttavia ha sempre trovato sollievo, così io ritengo, la mia opinione, ma non me l'ha mai confidato, ma così penso io, ha trovato sempre sollievo nel non essere giudice, bensì nell'essere avvocato, chiamato cioè a svolgere un compito meno apprezzato forse nella considerazione sociale, ma infinitamente più vicino alla debolezza e alla colpa di cui, per l'eredità dell'antico peccato, ciascuno di noi, anche l'uomo più apparentemente perfetto, è portatore. Non è il caso che mi dilunghi sull'insegnamento prezioso di Marcello Gallo in ordine al comportamento dell'avvocato in udienza e allo svolgimento della vita. Se piena è sempre stata la sua partecipazione, anche appassionata, alle vicende delle persone coinvolte nel processo, i suoi modi e i suoi toni sono stati sempre improntati a più sincero rispetto verso la dignità di tutti. A Gallo sono completamente estranee le invettive e i sarcasmi contro gli avversari, così come le insinuazioni contro i componenti delle forze di polizia o i pubblici ministeri. La sua discussione è sobria e austera, incide con i bisturi della precisione chirurgica le questioni giuridiche, pervenendo alla soluzione più ragionevole del caso, mai però reintrusa delle sue parole affilate per ferire gli uomini e le donne che compaiono nel processo come
imputati, come testimoni o come familiari delle vittime. Non sto qui a dire della perfezione dell'impianto giuridico della griglia. Come scarna ed essenziale è l'esposizione del fatto, così è priva di orpelli accademici la trattazione della questione giuridica. Egli va al cuore dell'interpretazione del diritto vigente, in cui è magistrale la sua capacità di focalizzare la norma esattamente applicabile, traendola dalla pluralità delle disposizioni di legge che concorrono a definire il caso. Nel trapasso da un oratore giudiziario di modo antico, ricca di esempi letterari più che di riferimenti normativi, alla discussione contemporanea, spesso arida e ripetitiva, degli arresti giurisprudenziali, Marcello Gallo ha costituito un esempio innovativo, a mio parere, che non saprei definire come di tipo soltanto moderno. Modello lontano tanto dalle mente sentimentali degli antichi, ma anche dalla dignità dei moderni. La cultura storica, letteraria, criminologica, che egli possiede in una maniera straordinaria, costituiscono per lui sostanza intima della questione giuridica, non divagazione estrinseca prima di ricaduta operativa. Il rigore logico del maestro e la sua penetrazione giuridica sono esaltati dalla specificità del giudizio di legittimità, in cui la sua parola non di rango è stata accolta come latrice dell'interpretazione giuridica più conforme al quadro normativo vigente. Sono già stati fatti degli esempi, il tema dell'offensività per esempio, ricordo tra tanti l'interpretazione di Gallo circa l'inammissibilità del dolo eventuale nel delitto tentato, che si fece stare davanti alla Suprema Corte, grazie ad alcune sue memorabili trattazioni tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 del secolo scorso. Compirei una grave omissione se non riferissi sui tratti di delicatezza umana del maestro verso i colleghi. E questo è un punto arduo della vita dell'avvocato. Non mi riferisco alle disposizioni deontologicamente evidenti, quelle scritte e consuete, ma allo rispetto intimo del rapporto di colleganza. Spesso mancano, pur in un quadro esteriormente inappuntabile, le doti della veracità e della sincerità. Talora fanno capolino le invidie e le rivalità. I giovani avvocati in qualche occasione sono guardati in quanto potenziali concorrenti futuri con una certa inquietudine e una malcelata insofferenza. I colleghi anziani, sul termine della carriera, sono frequentemente messi in disparte, come non più sufficientemente aggiornati e competitivi. Marcello Gallo non è mai caduto in simili errori. Egli, che pure spesso era stato loro professore, trattava i giovani come colleghi pleno iure, con cui scambiare da pari a pari opinioni e consigli, senza mai assumere toni professorali non comuni alla parità funzionale dei ruoli. Con gli anziani, poi, sapeva esplicare una benevolenza particolare, ricordando con gratitudine ciò che essi avevano a lui trasmesso nel corso di difese comuni, ovvero anche in discussioni che egli aveva avuto modo di ascoltare o che gli erano state riferite. In questi dialoghi Marcello Gallo rivelava il carattere ferreo della sua memoria, la precisione dei suoi riferimenti, l'affettuosità dei particolari addotti per risvegliare i ricordi. Egli però non amava l'aneddotica che caratterizza spesso la classe forense, ove spesso si rintracciano, tra osservazioni puntuali, anche piccoli travisamenti dei fatti, esagerazioni non opportune, malizie sottili. Ogni chiacchiericcio vano era a lui estraneo. Devo dire, infine, della gentilezza del maestro verso tutti coloro che si incontravano con lui per ragioni di collaborazione scientifica o professionale. Verso i suoi sostituti era certo esigente, ma restituiva sempre per cento quel che aveva ricevuto. Per quanto molto forte nel sostenere la sua posizione sul piano scientifico, culturale o politico, mai si adirava o mostrava insofferenza per l'obiezione degli interlocutori e per le diverse opinioni. Verso le persone semplici era ancora più gentile che non con i collaboratori qualificati, riversando su di essi un'attenzione mirabile. Devo qui, per ragioni di tempo, concludere il mio piccolo discorso. Non ho parlato di Marcello Gallo, studioso del diritto penale, ma di lui come padre nella vita professionale, di avvocato generoso nella quotidianità dell'impegno e in qualche misura, mi permetto di dire, come persona con cui era bello condividere momenti anche di
amicizia. Grazie.